Cari amici bianconeri, siamo bianconeri anche noi questa sera. Specularmente, come va? Come state? Lo solito appuntamento in cui vi ricordiamo, Ezio, di iscrivervi al canale appunto prima e di lasciarci il like, no? Così siamo tutti contenti. Cumiliba lì, culibala, like qui, like là. Attivate la Like. campanella. Esattamente, like qui e like là. Come va? Guarda, oggi in forma resiliente, Oh, questa Massimo. ci sta, questa ci sta. Poi tra l'altro dovremmo essere bianco-grigi, invece abbiamo optato per il bianco-nero. Ma sì, ci mancherebbe. No, io oggi ho constatato che molti tifosi, nonostante gli arrivi di Pogba, nonostante gli arrivi e l'arrivo di Di Maria, ci sia ancora scontentezza. Vabbè, adesso arriva De Ligt, e poi cosa facciamo sulla fascia sinistra? Però direi, siamo sì pessimisti ma un po' realisti, sono due pezzi importanti. Pensando insomma che Pogba sia il Pogba che abbiamo lasciato ai tempi, che Di Maria sia il fuoriclasse che tutti pensiamo, no, Ezio? Sì, però allora, è da una parte legittimo essere soddisfatti, Certo. tenendo conto, io guarda, includerei in questo mercato estivo, perché è stata un'anticipazione, se vogliamo, l'immissione in gennaio di Vlahovic e Zaccaria, no? Sono quattro pezzi estremamente importanti. Io ti dirò che sono assolutamente contrariato all'idea che Zaccaria venga considerato sacrificabile o merce di scambio per arrivare eventualmente a Zaniolo. Perché ricordo a chi magari o non lo sa o l'ha dimenticato che anche la Roma all'epoca seguiva il giocatore svizzero. Però è anche altrettanto vero che insomma l'opera è ben cominciata, però come Assolutamente. sempre, cioè siamo ancora come sempre si dice, no? Chi ben comincia è a metà dell'opera e noi insomma questa metà forse non l'abbiamo ancora nemmeno raggiunta perché e non vuole essere una critica negativa, è un riscontro oggettivo che questa squadra abbia bisogno Assolutamente. di altri innesti e di altri innesti di spessore. Quindi, secondo me, non è tanto insoddisfazione per quello che già c'è, è probabilmente preoccupazione per quello che potrebbe non esserci, a maggior ragione se ormai è conclamato Matthijs De Ligt, ha detto che vuole cambiare aria. Ed è lì quello che comunque, come dire, mi conturba da matti, perché noi eravamo partiti con l'idea di fondare la difesa su De Ligt quale leader della difesa. Poi la difesa troppo bassa probabilmente lo ha spinto ad alcune riflessioni. Il fatto che sia ancora nel fiore degli anni con davanti una carriera che può essere strepitosa gli fa cambiare aria. Legittimo? Oggi però mi sono chiesto, ma valeva realmente De Ligt 120 milioni di euro? Qual è la clausola cosiddetta rescissoria o può valerne anche di meno, Ezio? Ma all'epoca in cui quella clausola è Perché sono stata. tanti, 120 milioni, nessun club in questo momento se li può permettere, Sì, secondo me, o non li vorrebbe però il calcio spendere. negli ultimi 3 anni è cambiato. Esatto. Perché quando è stata apposta quella clausola rescissoria, ricordiamo che De Ligt fu pagato, se ricordo bene, 75 milioni di euro più bonus. Era un altro mercato, oserei dire. Era un altro universo, Sì, il pianeta assolutamente. calcio. Oggi è vero, quella clausola, a meno di, come dire, interventi a piedi uniti di qualche arabo, e quindi o del Paris Saint-Germain o del Manchester City, nessuno la Per pagherà mai. intero, dai, Per non ha intero, senso, mai. Enzo. Dobbiamo, purtroppo, faccio una ragione, io credo che guarda, la quadra credo che la troveranno. Il Bayern è un sodalizio estremamente determinato quando si muove, e si muove veramente, Insomma. vuole arrivare ad obiettivo. Mi sbaglierò, ma intorno ai 90 milioni, Che è già un bel vendere, Ezio, probabilmente già un bel qualcosa di più, vendere. troveranno la quadra. Nel trovare questa quadra, io, come ho già detto in un video precedente, cercherei di inserire
come contropartita Gnabry. Poi, detto questo, sono anche convinto che ben difficilmente, ben inteso, felicissimo di essere smentito, ma la mia, come dire, la ragione mi impone di credere che Koulibaly non, Sai, a Ezio, Torino, all'ombra esatto. dell'amore, non lo vedremo. Faccio due considerazioni. La prima sulla difesa. È chiaro che un fuoriclasse o un grande calciatore come De Ligt fa la differenza, però la difesa deve essere organizzata bene. Non mi sembra che ai tempi la cosiddetta BBC fosse, prima dell'arrivo di Conte, quel popò di difesa, lo è diventata dopo. Non possiamo dire che No, era quel Barzagli. popò, finita Esatto. lì. Ma Barzagli e Boschelli non sono sicuramente dei fuoriclasse. Il Milan ha vinto un campionato con la difesa organizzata. Ora possiamo naturalmente fare a meno, peccato, di De Ligt con un Bremer, con Koulibaly. Arriviamo a Koulibaly, Koulibaly qui. Esistono anche, secondo me, persone di parola fra i calciatori. Lui ha giurato mai alla Juventus. Probabilmente uno dei motivi, nonostante i maneggi e vagheggi di Aurelio De Laurentiis, il fatto che non venga la Juve può essere anche dovuto alla parola che ha dato, perché esistono ancora queste persone, magari non sono tante, ma esistono ancora. Sì, qualcuno c'è ancora. Io ho l'impressione che Koulibaly possa essere uno di questi. Credo anch'io. Detto questo, capisco le ragioni di De Ligt, aborro il fatto che adesso lo si infanghi No, e lo vabbè, si voglia quello far passare per il assolutamente, primo pippone esattamente. che passa per la Non lo è, strada. non Non è così. Lo capisco due volte quando sa benissimo che cosa andrebbe di nuovo incontro, vale a dire, perché indipendentemente da chi ancora arriverà, perché sicuramente ne si No, voglierà certo, arriva ancora qualcuno, no? qualcuno, ci mancherebbe Ma c'è di una cosa possiamo altro. stare certi, che la Juve aschemica, cioè senza schemi, giocherà con una difesa di posizione Assolutamente, e al assolutamente. riguardo. Al riguardo, se proprio vogliamo essere onesti fino in fondo, in una difesa di posizione, De Ligt non è il massimo Non è della il vita. massimo. Una difesa di posizione, un baricentro molto basso e la ricerca del Di Allegri, contropiede Ezio, affidato di all'individualità con Vlahovic spalle alla porta a dannarsi per cercare di far salire la squadra. Quindi io capisco che un difensore con le caratteristiche di De Ligt voglia giocare in una squadra dominante, con il baricentro assolutamente, ci alto, con la mancherebbe difesa altro, ci molto alta. mancherebbe altro. Chi andare a prendere però? Perché, attenzione, ne servono almeno un paio. Uno Sì, dicono che potrebbe essere e il Magallanes fatto dell'Arsenal. che Ezio si venda bene fa sì che tu possa prendere due al prezzo di uno. Ok, facciamo, va bene così, basta organizzarla bene questa difesa. Sai come penso che finirà Dimmi. la difesa? Perché, cioè, insomma, i pronostici è anche bello farli e alla fine è anche bello sbagliarli. Insomma, tanto comunque c'è chi si premura di tenere da conto le dichiarazioni di 15 anni fa per potertele Sì, visto, rinfacciare al voglio momento dire, giusto. Sì, bisogna avere una vita ben misera, esattamente, no? devi avere pochi interessi per Ecco, ma al di là di eh. quello, alla fine secondo me finirà che prenderanno Magallanes, che detto per inciso mi entusiasma meno di una cena con la Littizzetto, Magari è interessante, ma c'è e anche Acerbi, due al prezzo di uno, dai, l'abbiamo perché fatto, abbiamo detto così, così, perché nessun così. Bremer, nessun Koulibaly. Allora, mi sono posto una domanda, ma la svilupperemo naturalmente anche con te, magari anche da solo, perché no, fra calciatore e personaggio. Ho visto delle, come dire, scene importanti, quindi esiste ancora il tifo, esiste, però mi sono chiesto e domandato, ma attenzione, è arrivato Di Maria, successo medio, perché il personaggio mediatico, insomma, non è predominante sul calciatore. È arrivato Paul Pogba. Il successo mediatico è importante. E alla fine ti chiedi, va bene, calciatore o personaggio? Personaggio o calciatore? È meglio entrambi o forse è meglio, e lo chiedo e poi naturalmente ne parlerò anche con voi, sono
soltanto il calciatore, e il personaggio evidentemente. Vlahovic non sarà un personaggio, Ibrahimovic è un personaggio. Secondo me Vlahovic non sarà un personaggio. Questo a prescindere dal valore del calciatore, perché poi Pogba è una sì, questione anche di probabilmente. carattere, ma in ogni caso lo show business, l'intrattenimento, il brand, richiedono che oggi il campione e soprattutto il fuoriclasse siano anche personaggi, perché il merchandising reclama alle Sì, sue esigenze. esattamente. Perché l'esposizione, la mediaticità di un calciatore ti fa conoscere. Giusto, però ne parleremo Non poi in un dimentichiamo, sì, momento ne specifico, parleremo di perché questi giocatori che sembrano più. Quante volte io li ho definiti soubrette, no? è Molto più vero. preoccupati dell'abbinamento Oggi calzettone-scarpe. dico solo una cosa, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. 40 anni e si vinceva la più importante Coppa del Mondo italiano, Sì. secondo me. Vi lasciamo con questa frase, una squadra fatta di calciatori. Sì, stendiamo un velo pietoso sulla miserrima figura fatta da Italpalla al Ma lì un po', ah femminile. vabbè, quello purtroppo. Stendiamo anche un velo pietoso sui prossimi mondiali, non ci siamo da ben due edizioni. Oh, saranno interessantissimi. Certo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina. Ezio, a presto. A presto, Anche a Aug. voi, ciao.